Questo matrimonio ha un grande significato per me, perché rispecchia una scelta verso la stabilità che si trova nella famiglia. Francesco e Sara si sono decisi. Fra poco lo dichiareranno davanti a Dio e a noi, tramite il reciproco consenso. Questo reciproco consenso è il segno sacramentale che unisce Francesco e Sara in una sola carne fino alla morte. Questo segno del matrimonio rispecchia la verità dell'amore che esiste tra di loro ed è un amore che vuole esserlo con stabilità. Non è un amore passeggero che potrebbe finire presto. Nel vostro matrimonio, Francesco e Sara, dovete ricordarvi che c'è una terza persona, il Signore Gesù Cristo. Dovete ricordarvi le parole del Vangelo della Messa di oggi. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Non posso perciò che benedirvi. La pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo e ne siate riconoscenti. Di Cristo e regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo e ne siate riconoscenti.